Let's go! Benvenuti Lupetti in questo nuovo episodio di Pokepark Wii, la grande avventura di Pikachu. Nello scorso episodio abbiamo fatto amicizia con nuovi Pokémon e con Eevee e tutte le sue evoluzioni. Oggi andremo a mettere tutte e sette, almeno credo siano sette, perché su internet ho trovato solo sette password, di cui 3 sono per dare un oggetto a Pikachu e 4 sono per i Pokémon. Quindi, vediamo un po'. Per Pikachu volante, il codice è 5, 7, 4, 2, 9, 4, 4. E 5. Palloncini. Poi la tavola da surf, sempre per Pikachu, il codice è 8 4 9 2 5 0 6 4. Ok, voglio solo poi ricordare che tutti questi codici poi li metterò anche in descrizione. Cinque, due e tre. Snowboard. Ok, cominciamo con il primo Pokémon. Giraki, quindi 8, 2, 4, 0, 1 e tutti 7. Poi Groudon, 4, 5, 5, 9, 4, 0, 1, 2. Poi Darkrai, 2, 4, 3, 3, 5, giusto? Sì, 5, 7. Darkrai, che credo di mettere anche come sfondo del video. Poi Celebi, 9 9 6 4 5 0 4 9. Fine. Ok, fine. Entra il Pokepark. Allora, dove siamo? Ok, nelle rovine. Aspetta. Qua non c'è tipo Celebi? Vabbè, lo vedremo dopo. Perché so che Darkrai si trova nella casa infestata o fuori, ma sempre lì. Groudon si trova come si chiama, nel cratere. Allora, facciamo così. Allora, portami. Cominciamo con il cratere, con Groudon. Ah,
Allora, eccolo qua, Groudon. Ricordo il leggendario di Rubino e Zaffiro che, non vorrei dire una cavolata, sono di Game Boy Advance. Poi il gioco è stato remasterizzato per 3DS, dove è diventato Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Ok, cominciamo col dialogo. Questa zona riflette più di tutte l'antico aspetto del Poképark. Questo caldo è perfetto per me. Che ne dici di una gara? Una sfida sarebbe l'ideale. Sì. Ci siamo, allora giochiamo. Ah, niente. Ok. Preso. Ok, cavolo. Fine. Primo, no, non proprio primo leggendario amico, però sì. Vedo che ci sai fare. Non per niente sei riuscito nell'impresa di salvare il Poképark. Mi stai simpatico. Quando potrei dire di aver tutti i bonus del super gioco di Brassiken? Diventerò tuo amico. Ok, alla fine. Allora, ho deciso che farò ogni singolo bonus. Quindi, prima che domani inizi l'ultimo episodio, farò off camera tutti i bonus che posso. Poi, dopo aver fatto ogni singola amicizia, andrò off camera a fare ogni singolo bonus e poi riattaccherò col video dove finiamo il gioco al 100%. Perché ho letto che bisogna tornare da New. Una volta che hai tutti i 190 gli amici, bisogna tornare da lui. All'oasi celeste, dove mi sembra di aver capito bene, dobbiamo riaffrontarlo, quindi sarà ancora più potente. E poi ci sarà un finale alternativo. Allora, qua c'è una bottiglia. Posso mettere. Mi dai qualcos'altro anche se ho già completato la quest di pulire l'isola? Ah, bacche. Ok. Allora, perché siamo qua da Gyarados? E adesso vi spiego. Allora, andiamo qua. Vi ricordate quando abbiamo fatto per la prima volta questo super gioco? E tra le scelte si poteva usare Pikachu. Ma anche se ce l'avevamo, non potevamo usarlo. Il motivo è, ci serviva lo snowboard. Allora, posso fare il super gioco? Sì. Dove oggi andiamo a provare Pikachu sullo snowboard. Allora, eccolo qua, Pikachu. Ho un bel po' di lavoro da fare, devo dire. Cavolo, per 48 millesimi, vabbè. Intanto devo fare off. No, vabbè, dai. Non volevo riprovare, però dai. Visto che ci siamo, facciamolo.
Ok, fatto. Cinquanta bacche. Ricordo che domani potenzieremo Pikachu al massimo per avere anche, diciamo, quella parte di gioco di completare Pikachu al massimo per tanto per il completamento, perché non so se potenziare Pikachu al massimo è nel 100%, perché presumo sia una cosa opzionale. Allora, i palloncini servono per il gioco di Penipel. Quindi, bonus 8500. Ok, proprio superato al pelo. Per 100 punti. È una cosa molto buona riuscire già, devo dire, a finire il super gioco con Pikachu. Perché alla fine magari ci metterò un'oretta o due a far tutto. Però è scocciante, devo dire. Allora, adesso andiamo al ghiacciaio. Perché vi ricordate, abbiamo ottenuto ancora un oggetto che era lo snowboard. Mi sembra sì, era lo snowboard. Forse sì, forse no, non mi ricordo. E ci servirà. Ah, noi siamo amici? Sì, ok, perfetto. Intravedo Blastoise. Mudkip. Allora, andiamo al ghiacciaio da Empoleon Le? e poi ci concentreremo su gli altri quattro Pokémon, sì, leggendari. Che poi no, alla fine Darkrai non è leggendario. Deve essere tipo misterioso, se non dico una cavolata. Allora, bacche, allora devo andare di qua. L'ho imparato grazie a voi. Credere sempre nei propri amici e non smettere mai di divertirsi. Ok, l'avevo già letto. Sì, voglio giocare al tuo super gioco. In cui finalmente possiamo usare Pikachu.
Ok, superato. Abbiamo già ottenuto 450 bacche. A quanto siamo? Ah, 2000. Quindi prima di staccare posso anche potenziare Pikachu. Potenzierò... Aspetta. Allora, dati di Pikachu. Quasi, quasi... coda acciaio. Allora, adesso andiamo alla magione. Dove ci dovrebbe essere Darkrai. Perché... Allora, io ho visto un video di... delle password e mi sembra che uno dei Pokémon si trovi alle rovine. Adesso cominciamo ad andare alla magione. Alla tenuta magione, stessa cosa. Dove sono sicuro al 100% che c'è Darkrai. Anche perché un Pokémon come lui, misterioso, e deve essere tipo oscurità. Tipo fantasma, diciamo. Non si può altro che trovare lì. Quindi, vediamo un po'. Allora, andiamo di qua. Ok, siamo dentro. Vediamo un po'. No, credo... Allora, se mi ricordo bene, dovrebbe tipo essere sotto. Umbreon, Espeon. Qua? Possibile? Allora, qua c'è Rotom. Quindi Darkrai dov'è? Dompi? No, magari è nel salone. Un attimo. Piccolo dubbio. Noi siamo amici, giusto? Tanto per controllare, sì. Eccolo qua. Darkrai. Ci sta proprio bene in questa casa stregata. Dunque, sei tu che hai protetto questo parco. Ti devo ringraziare, vuoi fare una gara? Sfida, sì. Si comincia. Cavolo. No, Pikachu, allora, devi schivarle tutte. Ok, non so come diamine ho fatto, allora, un attimo, un po' di ritirata. Allora. No, qua non posso far niente. Allora, dove vai? Allora. Allora, sicuramente questo, al primo tentativo, non... ah, eccolo lì, non riesco. Eh no. Ti posso provare, ma non... credo. Ma perché non lo prendi? Vabbè. Ma il fulmine ha effetto su Darkrai? Devo vedere. Bella sfida. No, torna qui. Che riproviamo. E stavolta ti batto. Si comincia. Allora. Prima facciamo così. Cavolo. Ho sbagliato di brutto. Ok, ha effetto e più testata. Perfetto. No!
Ah no, l'ho beccato. Perfetto. Ancora un colpo. E fatto. Fine. Sei in gamba. Se vincerai tutti i bonus alla fracassa corsa, diventerò tuo amico. Quindi sì, devo per forza fare ogni singolo bonus di ogni singolo super gioco. Mi rimarranno anche poi un bel po' di bacche. Ok, ho fatto il giro lungo, non dovevo farlo. Siamo a 21 minuti. Ci mancano ancora due Pokémon e potenzio un attimo Pikachu. Allora. Allora, portami alle rovine. Sì. Allora, se non erro, è tipo qua. Vediamo se per caso è qui. Allora, andiamo qua. Allora, qui non c'è niente, vediamo qui. Dove diamine si trova? Allora, proviamo a vedere qui. No, qua andiamo qui. Perché dal video che ho visto era tipo poi vicino alle scale. Quindi che sia magari, in un piccolo dubbio, dove abbiamo avuto la prima parola d'ordine? Quindi sarebbe dove? Tipo di qua? No? Allora, un attimo che controllo dov'è. Ok, dovrebbe essere, dovrebbe, dico, essere qua. Qua in giro, eccolo qua. Mi sono svegliato improvvisamente qui. Vorrei tanto giocare insieme a te. Giochiamo da chiapparello? Sì. Allora acchiappami. Allora, abbiamo lo sprint al massimo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Cavolo, ho girato. Dai che l'abbiamo quasi preso. Preso, perfetto. Allora, Celebi. Allora, non ho la minima idea di dove sia, ma presumo nel bosco. Sei incredibile, è stato troppo divertente. Senti, tu hai un desiderio, allora non abbandonarlo mai. Se continui a sperare, di certo un giorno si avvererà.
Vorrei giocare tanto con te. Facciamo così, se otterrai tutti i bonus al super gioco di Venusaur, magari giocherò anch'io. Ok, quindi adesso usciamo da qui. Perché, allora, le due opzioni, siccome Celebi è diciamo un tipo di Pokémon, secondo me, che si può trovare. Qua sono giusti, sì. O nel bosco, o nel prato, sì, nel prato si chiamava. Però secondo me nel prato no. Allora, vediamo un po'. Caterpie. Giusto? Sì, Caterpie. Allora, vediamo un po'. Dov'è? Poi magari è nel prato. Però, secondo me, no. Secondo me, nel prato è un po' troppo scontato. Allora, sento una voce. È la sua? O no? Magari qui nell'erba? Vediamo ancora una volta qui. Perché sembra che sia anche un Pokémon verde. Faccio un po' di fatica a vedere se puoi. Poi magari non c'è. Controlliamo di nuovo di qui. Perché secondo me è tipo nell'erba. Quindi qua. Ok, un attimo. Cavolo, ho sbagliato. Che controllo dov'è? Ok, ho capito dov'è. È proprio lì. Allora, più o meno ci sono andato vicino. Ma non è qui, è qui. Bisogna tornare all'inizio. Qua. All'entrata del Poképark. E si dovrebbe trovare lì. Vediamo un po'. Perché ho visto delle statue tipo qua. Eccolo qui. Celebi. Ciao, io sono Celebi. Ho assistito alle vicende di questo parco. Fino a poco fa, il tempo sembrava scorrere in modo anomalo, ma ora è tutto a posto grazie alle tue avventure. Giochiamo all'acchiapparello? Sì. Che bello. Dai. Allora, siamo già a 30 minuti, quindi Pikachu lo potenzierò domani. Quindi faremo vita, la barra della vita, potenzieremo e la coda d'acciaio.
Grande, è stato molto divertente. Sai, anche io vorrei provare i super giochi. Sono sicuro che la corsa a penzoloni è bellissima. Se otterrai tutti i bonus con tutti i Pokémon in grado di partecipare alla corsa a penzoloni, forse farò anche io un tentativo. Ok. Quindi, io direi di salvare. E non posso far altro che salutarvi adesso perché ormai abbiamo fatto tutto, quindi io vi saluto e vi aspetto domani con l'ultimo episodio di Poké Parkour, la grande avventura di Pikachu, in cui andremo a fare il 100%. A domani, ragazzi!